Toscana e Liguria unite per il piano Implodiamo Insieme, che prevede la completa autodistruzione tramite dissesti idrogeologici entro fine novembre, promosso dal Movimento Idrogeologico 5 Strade. Ma non mancano le polemiche per un presunto dissesto idrogeologico intestato alla Liguria a sua insaputa. Cinghiali si avvicinano alle case, paura degli abitanti. Il sindaco guida così una battuta di caccia contro gli abitanti del paese. Primo giorno senza code tra Barberino e Ronco Bilaccio. Per l'occasione è stata istituita una festa in autostrada che ha però provocato oltre 23 km di coda e camionisti altamente incazzati. Carrara, famosa per i bronzi di Riace, località in cui si producono le ceramiche di Capodimonte, nota per la carta di Fabriano che produce il prosciutto di San Daniele, di cui Barbera d'Alba è la città con meno disoccupazione a Carrara, famosa per i bronzi di Riace. E basta! Oggi una ricorrenza religiosa importante, il miracolo dell'autoposteggiata. La festività vuole che l'ultima domenica di luna piena di ottobre sia possibile parcheggiare il proprio veicolo con i cerchi in lega e ritrovarlo ancora integro e con tutte e quattro le ruote. Fenomeno inspiegabile anche per gli esperti che aggiungono: ehi amico, vuoi un bello spinner cerchi in lega? È finalmente sul mercato la prima auto alimentata a Brunello di Montalcino. Questo economico biodiesel consentirà di percorrere 100 km spendendo poco meno di 960 euro. Poco in Sierra Leone, in Italia facevo la fame, mentre qui la fame la faccio fare agli altri. È da due mesi in Africa e il suo ristorante è sempre pieno. I miei ravioli al copertone di uova arance vanno via come il pane. In Italia sarei comandato da un raccomandato. Il mio vecchio lavoro in Italia non lo rimpiango affatto. Troverete gli approfondimenti nella rubrica Marbella in fuga, a cura del Fatto Quotidiano.